Oggi parliamo di radicchio, anzi di pesto di radicchio, perché dovremmo davvero arricchire la nostra tavola di questo prezioso vegetale. Intanto lo sto tagliuzzando per preparare il nostro pesto. Intanto è prezioso di vitamine, di sali minerali, in particolare potassio, contiene vitamina C, vitamina K, vitamine del gruppo B e soprattutto appartiene alla famiglia delle verdure amare, quindi aiuta anche la funzionalità del fegato. Il radicchio noi lo abbiniamo a delle nocciole e ai pinoli. Le nocciole sono ricchissime di grassi buoni, quindi alleati della nostra bellezza, contengono anche proteine vegetali. Al tempo stesso i pinoli sono ricchissimi di nutrienti, anch'essi appunto apportano vitamine, grassi buoni, e quindi otteniamo davvero un piatto completo con degli spaghetti, per esempio degli spaghetti integrali, avremo fibre, grassi, proteine, vegetali, ricchi di vitamine, di preziosa acqua biologica. E poi, infine, del buonissimo olio extravergine d'oliva. Ecco come facciamo. Inseriamo il nostro radicchio all'interno del frullatore. Nocciole, diciamo 10-15 nocciole. Pinoli. E generoso olio extravergine d'oliva. E facciamo partire il nostro frullatore. Eccolo qui, il pesto è pronto. Io ho scelto una noce di cocco per mettere il pesto. Eccolo qui. Potete decorare anche, per esempio, utilizzando della granella di nocciole o della granella anche di mandorle, di frutti oleosi misti, se gradite un pizzico di sale, non guasta, e anche se volete, per esempio, del buon parmigiano.